Oggi parliamo di Alice Underground in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano dal 3 al 31 dicembre. Scritto e diretto da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, lo spettacolo si avvale di più di 300 acquerelli che ornano e colloquiano Jacopo. Ma per favore, ma che cosa sta? Dobbiamo fare la registrazione! E allora? Sto giocando! Ma no, dobbiamo fare la videocritica, cioè, devi farla anche tu! Non abbiamo nemmeno la scena in chiusura. Vabbè, dai, improvvisiamo, dai, almeno improvvisiamo qualcosa. Oh, dai, vieni qua che facciamo questa videocritica. Allora, dimmi, innanzitutto chi è Alice? Alice è una ragazzina che sogna di essere nel paese delle meraviglie e finisce per diventare adulta mentre sogna. E però nel crescere perde anche la sua identità e anche un po' di memoria. E infatti lei sapeva una filastrocca che si chiamava la Vispa Teresa, però la dice in modo tutto diverso perché se l'è dimenticata. E al posto che dirla normalmente dice la Vispa Teresa che aveva la barbetta, correva urlando, quando è che arriviamo a Moffetta? Ho capito, i personaggi con cui interloquisce chi sono? Dai, raccontami un pochettino. Antidanti, il coniglio bianco, la regina bianca, la regina rossa, l'alfiere bianco, poi anche il bruco magico, il cappellaio matto, il ghiro. E vabbè, i soliti personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie. E dimmi un pochettino, la scenografia ti è piaciuta? Sì, c'erano un sacco di disegni. È bellissima la scenografia. Che arrivano sul fondo del... Vengono proiettati sul fondo. Sì, e in più nel fondo del teatro ci sono anche dei buchi da cui appaiono le teste, le braccia e le gambe degli attori. Ecco, e gli attori interloquiscono con il fondale. Sono bravi gli attori? Bravissimi. Poi suonano anche. L'attrice che faceva il coniglio bianco e la regina bianca sapeva anche suonare il pianoforte e la chitarra. Benissimo, veramente uno spettacolo che vale la pena di essere visto, mi raccomando. In scena in questo momento all'Elfo Puccini di Milano e un saluto a tutti. Ciao. Ciao.